Ed è molto bella la cosa che fa Asaf. Si sta ponendo delle domande. È deluso. Arriva a dire una frase del genere: la mia afflizione, come per dire, il mio più grande dolore, ma sta in questo, che la destra dell'Altissimo è mutata. E per grazia di Dio noi possiamo dire no. Il Signore non muta mai. È scritto nella sua parola che Egli non si stanca di perdonare. Possiamo sempre ritornare al Signore con tutto il cuore. I ricordi non debbano servirci a sprofondare nella desolazione, nel sentirci respinti da Dio, ma devono animarci a poter offrire al Signore un ringraziamento fatto di cuore. In Ecclesiaste capitolo 7 verso 10 è scritto: non dire come mai i giorni di prima erano migliori di questi, perché non è saggio domandarsi questo. Non dipende dai giorni, non dipende dalle epoche, dalle generazioni, ma io come Asaf voglio utilizzare i miei ricordi innanzitutto per glorificare il Signore. Ricordiamoci quanto grande è il nostro Dio e quante grandi cose Egli ha fatto per noi. Voglio ricordare di me stesso, dell'opera che Cristo ha compiuto nella mia vita. Voglio ricordarmi chi oggi io sono in Cristo Gesù e che questo mi spinga a ringraziare il Signore, ad offrirgli quello che Egli merita dalla mia vita. Ma diceva il salmista, vi ricordate? Anima mia, non dimenticare nessuno dei tuoi benefici, perché quello è Dio che ci accompagna tutti i giorni della nostra vita. Signore, donaci grazia sempre di ricordarci quello che tu hai fatto nella mia vita, e noi vogliamo essere sensibili ad ascoltare la voce di Dio. Io sono qui, io ti sostengo, io ti proteggo, io combatto per te, io sono al tuo fianco.